le vostre impressioni riguardo alla serata di ieri sera, riguardo all'aggregazione al campo Biavati, la cena e la lavanda dei piedi. Avevo già fatto i complimenti ieri, prima di questa manifestazione, a De Marchi, all'organizzazione veramente, e ieri è stata la ciliegina sulla torta. Una cosa bellissima, da pelle d'oca, davvero, da brividi, è un momento importante per noi che siamo un pochino più grandi, figuriamoci per i ragazzi, che credo che si porteranno dietro questa esperienza per tutta la vita. Il momento del lavaggio dei piedi è stato un momento dove anche chi era distratto si è ripreso, hanno acceso tutti i telefonini, hanno registrato, c'è stata una grande partecipazione. E conta vincere, perché conta vincere, ma credo che con questa manifestazione abbia vinto l'organizzazione, abbia vinto De Marchi, perché ha lasciato a tutti qualcosa di forte. Un'altra domanda: visto che la nostra associazione AIA è molto attenta alle sue nuove leve ed è riuscita in questo caso anche a lanciare dei professionisti come Rizzoli e Aureliano, vorrei chiedere un parere riguardo all'arbitraggio. Ah beh, noi allora tocchi un punto delicato, nel senso Pavarini mi fa una foto, vedi, sono anche bello che si incontrano anche ex giocatori veramente importanti, un portiere al quale ho fatto diversi gol, comunque vedi, adesso è qua che mi prende in giro, ma no, allora il discorso dell'arbitraggio ridivento serio, qua ottimo, perché arbitro più due collaboratori, cosa che nell'under 15 purtroppo quest'anno non è stata fatta, in un campionato nazionale molto competitivo, quindi livello arbitrale molto alto, competenti, e ben venga, perché l'under 15 è una categoria dove ormai ci vogliono questi arbitri. Al di là del risultato, è soddisfatto della prestazione che hanno condotto i suoi ragazzi? Allora, io onestamente ieri avevo detto che non avevamo grandi speranze di passare il turno, ed è vero, però avevo detto che la cosa che mi dispiaceva di più era il fatto che non avevamo fatto vedere quello che invece in campionato negli ultimi mesi avevamo dimostrato. Quindi oggi sono doppiamente contento, perché naturalmente perché abbiamo passato il turno, ma anche perché oggi finalmente si sono accorti che anche il Sassuolo può competere a questi livelli. Questo è importante per noi. Okay. Grazie mille. A voi, prego, prego.